Buongiorno a tutti, sono Marco Talamini, lo chef del ristorante La Torre di Spilimbergo e oggi vi presento una ricetta per la vostra estate, molto fresca. Pomodoro ripieno di insalata di farro e verdure con grana padano. Ingredienti per 4 persone, 4 bei pomodori a grappolo svuotati completamente, delle foglie di basilico fresco, peperone tagliato a brunoise, zucchina tagliata a brunoise e cipollotto fresco tagliato a brunoise, 100 g di farro, scaglie di grana padano entro i 16 mesi, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Mettiamo a cucinare il farro in una casseruola con acqua fredda, facciamo partire la cottura. La cottura sarà 20 minuti da quando comincia a bollire. Aggiungiamo un po' di sale. E mescoliamo. Prepariamo ora il condimento mettendo nella padella le nostre verdure tagliate brunoise, irroriamo con olio extravergine d'oliva abbondante e facciamo partire, sempre tutto a freddo, l'olio deve insaporirsi con le verdure, ma non deve soffriggere. Bene, quando le verdure si saranno scaldate, aggiungiamo mezzo mestolino di acqua di cottura e mescoliamo bene. Devono rimanere croccanti. Bene, ora il nostro farro ha cominciato a bollire. Da questo momento 20 minuti di cottura. Il nostro farro è cotto, lo scoliamo. Ecco qua. E andiamo a metterlo direttamente nella padella con le verdure. Deve essere tiepido praticamente al servizio. Mescoliamo bene il tutto facendo asciugare l'acqua di cottura per un minutino. Ecco. Il nostro farro è pronto, ben condito. Adesso non facciamo altro che riempire con il farro i pomodori. Una bella foglia di basilico. Due scagliette di grana padano. È pronto il pomodoro ripieno di farro e verdure con scaglie di grana padano e basilico fresco.